fa sorriso ovviamente. Sì, sono molto contenta, sono contenta per la sprint di oggi perché ho riconfermato il risultato dell'anno scorso e comunque era importante avere buone sensazioni dato che tra meno di un mese ci saranno i mondiali e soprattutto c'è la sprint a classico, quindi era importante far vedere qualcosa qua. Ma poi sono particolarmente contenta di aver vinto ieri la medaglia, l'oro, assieme alla mia compagna Greta, e che era da anni e anni che mancava il titolo assoluto nei team sprint femminile, quindi siamo contente di esserci riuscite finalmente. Hai già avuto modo di testare la pista mondiale, cosa ne pensi? Sì, l'anno scorso abbiamo fatto una gara di Coppa del Mondo, però fortunatamente è un po' cambiata, l'hanno un po' accorciata perché era veramente dura l'anno scorso il tracciato, invece adesso hanno tolto una salita, è un po' cambiata e dicono che sia molto bella. Cioè, come ti avvicini a questo mondiale? Ma sinceramente sono tranquilla, sono molto tranquilla e serena, ho trovato anche mentalmente la mia tranquillità, so e penso di aver fatto vedere che se sto bene valgo comunque da prime 10, da prime da finale, perciò non mi preoccupo, penso solo ad allenarmi bene, ad arrivare mentalmente e fisicamente il meglio possibile all'appuntamento. Una dedica? Beh, dedico sicuramente questo titolo, anche cioè questa gara è intitolata a Barzasi, che è morto durante il Covid, a tutte le vittime che purtroppo ogni giorno continuano a morire in Italia ma anche in tutto il mondo. E poi vorrei fare una dedica, sicuramente un ringraziamento al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che ci mette sempre nelle migliori condizioni. E poi vorrei dedicare questa gara alla mia famiglia, al mio fidanzato che mi seguono sempre e a mio fratello. Fiori d'arancio. Sì. 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 Il 16 giugno ed è anche grazie a lui che ho comunque trovato una certa tranquillità e mentalità e una tranquillità mentale.